Sono settimane che Instagram mi suggerisce video come questi e non so perché io li guarderei per ore. Questo genere di video sono molto vecchi e quelli diciamo più classici sono stati fatti da Sound of Sorting. Sicuramente li avete visti almeno una volta nella vostra vita. Tra l'altro ho scoperto solo da poco che l'autore di questi video ha rilasciato il codice online che ha utilizzato per fare questi algoritmi di ordinamento in maniera visuale. In questo canale io non volevo portarvi video sugli algoritmi di ordinamento, ce ne sono decine e decine, ma io a guardare queste cose qua proprio mi piace. E quindi faccio la mia implementazione di Sound of Sorting molto casareccia e disagiata. Questo video è diviso in quattro parti, o meglio ci saranno quattro video di questa serie. Nei primi tre porto di volta in volta quattro algoritmi diversi. Nel primo video porto, cioè questo qua, porto i classici. Nel video successivo porto gli algoritmi fighi di ordinamento e nel terzo video porto quelli scemi. E infine nel quarto video parlo nel dettaglio della mia implementazione, di come sono riuscito a fare questa interfaccia grafica. Il motivo per cui lo faccio in un video a sé è perché ho utilizzato delle cose in Python un po', diciamo, non voglio dire complesse, però hanno bisogno di una spiegazione, secondo me, adeguata in un video dedicato. Inoltre, per quanto riguarda il terzo video, quello degli algoritmi che io ho definito scemi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quale volete che vi porto. E quindi iniziamo, ma dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Code Academy. Io sono Valerio e oggi parliamo di quattro algoritmi classici, ovvero quelli più semplici di ordinamento. Lasciate un like, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e se volete potete anche offrirmi un caffè virtuale utilizzando Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione e quindi proseguiamo. Prima di iniziare credo che sia doveroso fare un breve recap su cosa sono i algoritmi di ordinamento. Sono degli algoritmi che, presa una lista di dati, li mette in ordine. Su come ordinare i dati se ne parla dagli albori dell'informatica e sono stati fatti algoritmi sempre più performanti. Ma cosa significa performanti? Beh, questo argomento è qualcosa che, diciamo, viene ripreso alla fine di questo video. In questo video non metterò i video integrali dei vari algoritmi di ordinamento generati dalla mia implementazione in Python. Li metterò in un video a parte, uncut, senza commenti, al posto dei miei vlog. Ovviamente saranno leggermente velocizzati, altrimenti non finiscono più. E quindi oggi cosa vedremo? Vi mostrerò l'implementazione dei vari algoritmi di ordinamento, ma come vi dicevo poco fa, non la mia implementazione. Alcune le prenderò da Wikipedia, altre da altri siti. Vi mostrerò comunque le implementazioni che trovo online e che comunque sono quelle su cui io ho basato la mia implementazione. Però come vi dicevo, ci sono anche degli accorgimenti che, come vi dicevo poco fa, forse è meglio dedicare un video apposta. E quindi iniziamo col primo algoritmo classico, il Bubble Sort. Secondo me il Bubble Sort è l'algoritmo di ordinamento più semplice di tutti. Data una lista o un array di numeri, io utilizzerò il termine lista e array in maniera intercambiabile, quello che fa il Bubble Sort è che confronta i primi due valori. Se il primo valore è più grande del secondo, li scambia di posizione e quindi analizza il secondo e il terzo. E cosa fa? Se il secondo è più grande del terzo, li scambia. E ripete questa operazione finché la lista non è ordinata del tutto. Con questo approccio, ad ogni iterazione si ha la certezza che l'elemento più grande della lista venga messo in fondo alla lista. Quindi di volta in volta possiamo analizzare, quindi cercare di ordinare una lista sempre più corta, perché sappiamo che in fondo già sono belli ordinati.
A scuola mi avevano detto che si chiama bubble sort per via del fatto che le bolle tendono ad andare verso l'alto e come analogia qua abbiamo che gli elementi più grandi vanno sempre verso in fondo alla lista. E non ho trovato nulla online che confermi questa cosa che mi dissero a scuola, ma ChatGPT è d'accordo con i miei insegnanti e quindi ce lo teniamo per buono. Qui potete vedere uno pseudocodice, abbiamo un ciclo esterno che viene ripetuto finché non vengono effettuati più scambi e un ciclo for interno che non fa altro che comparare elementi adiacenti e li scambia se il precedente è più grande del successivo. Ad ogni iterazione del ciclo esterno la dimensione della lista viene accorciata, cioè non che viene accorciata fisicamente, ma vedete qua questa variabile n viene ridotta di 1 perché, come vi dicevo poco fa, abbiamo sempre la garanzia che ad ogni iterazione del ciclo esterno gli elementi in fondo alla lista sono già ordinati e quindi ci possiamo concentrare su tutti gli elementi che non sono ordinati. Fine. Ve l'avevo detto che era piuttosto semplice. Vediamolo in azione per qualche secondo, in tutto il suo splendore. I rettangoli si illuminano di verde quando viene fatto un confronto, mentre di rosso quando viene effettuato uno scambio. Ad ogni rettangolo viene associata una frequenza sonora, quindi numeri bassi avranno una bassa frequenza, numeri alti avranno un'alta frequenza. E quando vengono selezionati due rettangoli sia per un confronto che per uno scambio, le loro frequenze vengono sommate e questo è il suono che ne deriva. Mentre lo vediamo scorrere, vi introduco il concetto di coniglio e tartaruga. Poiché gli elementi più grandi vengono spostati verso la fine, si spostano più velocemente rispetto agli elementi più piccoli, che nel migliore dei casi si spostano di un passo verso sinistra ad ogni iterazione. Per questo motivo gli elementi grandi vengono definiti conigli, perché vanno appunto velocemente, invece gli elementi più piccoli vengono definiti tartarughe perché, come dicevo poco fa, si spostano di una posizione. Teniamoci queste definizioni in una parte della nostra memoria che poi ci serviranno dopo. Adesso proseguiamo con un altro algoritmo semplice semplice, l'insertion sort. L'insertion sort viene spesso paragonato a come noi potremmo ordinare delle carte da gioco. All'inizio quello che si fa è che si presuppone che il primo elemento sia già ordinato. Quindi quello che si fa successivamente è che si guarda l'elemento successivo nella lista e lo si confronta con tutti gli elementi che stanno prima, che sono già ordinati. A questo punto quello che si fa è viene trovato il posto corretto dell'elemento che stiamo considerando, vengono fatti degli scambi verso sinistra finché non viene trovato un posto dove gli elementi che lo precedono sono minori e gli elementi che lo seguono sono maggiori. E questa operazione viene ripetuta finché non si siano ordinati tutti gli elementi. È un po' come ordinare dei libri su uno scaffale. Prendi ogni libro uno alla volta e lo metti nel posto corretto tra i libri che già sono ordinati. Sposti quelli più grandi e non tocchi quelli più piccoli. Quando dico più piccolo e più grande non intendo dire il libro grande e il libro piccolo, intendo qualcosa che stiamo misurando, che vogliamo ordinare, tipo il numero di volumi o il numero di pagine, qualunque proprietà che noi stiamo considerando come ordinamento. Qui c'è uno pseudocodice della sua implementazione, si parte come vi dicevo dal secondo elemento, ovviamente qua c'è scritto 1 perché abbiamo una lista o un array zero based. Il ciclo esterno tiene conto dei passaggi che vengono fatti durante l'ordinamento, invece il ciclo interno è quello che fa i confronti e gli scambi. Parti dal secondo elemento e confronti col primo e se li devi scambiare li scambi. In questo modo i primi due elementi sono ordinati. Poi quello che fai alla seconda iterazione parte dal terzo elemento e vai a ritroso per inserire questo elemento nella sua posizione corretta. Come vi dicevo, algoritmo semplicissimo e lo possiamo vedere in azione. Passiamo al selection sort, forse il più banale dei tre visti finora,
quello che succede è che alla prima iterazione cerca il valore minimo all'interno della lista e lo mette nella prima posizione. Alla seconda iterazione controlla di nuovo la lista a partire dalla seconda posizione, perché già nel primo ci abbiamo l'elemento più piccolo, e cerca di nuovo il minimo nella lista che rimane e lo mette nella seconda posizione, e così via. Quindi quello che succede è che all'inizio della lista abbiamo sempre elementi ordinati e si va a cercare l'elemento più piccolo nella parte della lista dove ancora ci stanno elementi da ordinare. Vediamolo in azione. Il selection sort di solito è più lento dell'insertion sort e infatti mettiamolo a confronto. A questo punto potrebbe già essere chiaro che è un pelino indietro, che comunque ci può stare. Adesso andiamo a vedere l'ultimo della giornata, il comb sort. Combo in inglese vuol dire pettine. Il comb sort è un bubble sort modificato. Il bubble sort, poco fa avevamo visto, che confronta un elemento col suo successivo. Perché lo devo confrontare col successivo e non quello, che ne so, alla posizione 10? E infatti questa è l'idea del comb sort. Si fa un bubble sort, cioè molto standard, ma con la differenza che non paragono due elementi adiacenti, ma paragono elementi che stanno a una certa distanza. E quanto dovrebbe essere questa distanza? Dunque, quello che si fa è che si stabilisce un parametro. Per esempio, nella mia implementazione l'ho impostato al 30%. Questo parametro viene chiamato fattore di riduzione. E che cosa riduce? Che cos'è sto 30%? E il 30% di che cosa? Quello che si fa è che inizialmente prendiamo la dimensione della lista e lo riduciamo di questa percentuale, di questo fattore di riduzione. Quindi, per capirci, se abbiamo una lista di 10 elementi e tolgo il 30%, ne restano 7. Quindi con questo 7 quello che faccio è eseguo un bubble sort, però comparo il primo elemento col settimo, il secondo elemento con l'ottavo e così via, e quindi se c'è poi da fare degli scambi si effettuano degli scambi ovviamente. Con questo grande divario, in questo caso 7, arriverò ben presto alla fine della lista e quindi quello che faccio è che riduco la distanza di un altro 30%, quindi il 30% di 7 arrotondato ovviamente per difetto fa 5 e ripeto il bubble sort con la distanza di 5. E quindi tolgo il 30% di volta in volta finché la distanza non viene ridotta di 1. E da quel momento è un bubble sort classico. Vediamolo in azione. Questo algoritmo migliora di parecchio il bubble sort. Il motivo è presto detto. Quello che si vuole fare è di togliere le tartarughe che si trovano alla fine della lista e le vogliamo togliere più velocemente possibile. Vi ricordate poco fa che vi dicevo che gli elementi piccoli ad ogni iterazione, cioè si spostano di una posizione verso sinistra, quindi verso l'inizio della lista? Bene, col comb sort, potendo vedere molto più avanti del classico bubble sort, le tartarughe vengono rimosse velocemente alla fine della lista, velocizzando il tutto. Mettiamoli infatti a confronto, sia il comb sort che il bubble sort, nello stesso istante temporale. Cioè, dal mio punto di vista, non c'è proprio paragone. Cosa hanno questi algoritmi di ordinamento in comune? Beh, la prima cosa che hanno in comune è che sono lenti. Nella media, il tempo che impiegano a ordinare un array è proporzionale a n quadro, dove n è la lunghezza dell'array. Facciamo un esempio banale per capire cosa significa questo n quadro. Se per ordinare una lista di 4 elementi impiego un secondo, per ordinare una lista di 8 elementi non impiego 2 secondi, ma ne impiego 4. Quindi più è grande la lista, più il tempo impiegato cresce col quadrato della lunghezza della lista, o un multiplo di esso. Infatti nella notazione asintotica i multipli costanti non vengono considerati, ma sulla notazione asintotica ci dovrei fare un video dedicato tutto suo. E quindi quello che sto facendo qua è sto cercando di riassumere il concetto di performance di questi algoritmi. Un'altra caratteristica che accomuna gli algoritmi di ordinamento visti in questo video è quella di essere in place, ovvero non usano array o liste o altre strutture dati secondarie per effettuare l'ordinamento.
a parte di qualche variabile, diciamo, di stato, per mantenere il numero di iterazioni, quindi tutto quello che viene fatto all'interno della lista stessa che noi gli forniamo. L'insertion sort e il bubble sort, inoltre, hanno un'ulteriore proprietà interessante, che gli altri due non hanno. Hanno la proprietà di stabilità. Per spiegarvi cosa sia la stabilità, farò uso di gattini. Supponiamo che vogliamo ordinare questi quattro gattini per il loro peso e ne abbiamo due con lo stesso peso. L'array ordinato è questo o quest'altro? Entrambi sono in effetti ordinati correttamente, ma solamente questo qua mantiene l'ordine originale dei gattini con lo stesso peso. Quindi la stabilità è quella proprietà degli algoritmi di ordinamento che mantiene l'ordine relativo degli elementi all'interno dell'array. Come vi dicevo poco fa, l'insertion sort e il bubble sort sono stabili. Quindi se abbiamo due elementi che sono duplicati ma che si trovano all'inizio, ovviamente nella lista, in due posizioni diverse, questo ordine viene preservato alla fine dell'ordinamento, mentre il comp sort e il selection sort non sono stabili, quindi non mantengono questo ordine relativo degli elementi. Ora capisco che se parliamo di numeri, due cifre non sono indistinguibili, il 2 è il 2, il 5 è il 5, cioè comunque se uno è prima dell'altro per noi non fa alcuna differenza, però immaginate se stiamo ordinando degli oggetti, l'oggetto gattino, che sono degli oggetti complessi che hanno tante informazioni complesse, e noi li stiamo ordinando per una delle tante proprietà, in questo caso era il peso. Quindi in molti casi preservare l'ordine con cui gli elementi stanno nella lista è una caratteristica desiderabile. Tra due settimane vedremo gli algoritmi che ho definito fighi. E sì, se ve lo state chiedendo, ci sarà pure il quicksort. Ma questi algoritmi sono ricorsivi e quindi vi consiglio di ripassare questo video così da arrivare tra due settimane preparati. Nel frattempo mettiamoli tutti e quattro qua a confronto, ovvero gli algoritmi che abbiamo visto oggi, e attendiamo finché non terminano. Come vi dicevo, a me piace guardarli e quindi colgo l'occasione per ringraziarvi per essere stati qui con me anche oggi fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!